Cari amici, ben ritrovati e in anticipo buon Natale. E come avevo promesso, ci saremmo ritrovati con un podcast, con un episodio di In dialogo con i Lombardi prima di Natale. Ho voluto anticiparlo per gli auguri che poi farò compiutamente prima della fine di questo nostro episodio, ma anche per affrontare un po' di temi che mi sono arrivati tramite diversi vocali che avete inviato. Cominciamo a sentire il primo. Ciao Fabio, sono Luca. Per questioni familiari, purtroppo, alla vigilia di Natale mi trovo al pronto soccorso dell'ospedale di Sesto. È normale che sia promiscuo l'ingresso Covid con quello generale del pronto soccorso? Grazie mille, un saluto. Un saluto anche a te e tanti auguri Luca, mi spiace per il fatto che tu debba esserti recato all'ospedale di Sesto al pronto soccorso. No, che non è normale e questo è uno dei problemi che attualmente ci sono, ovvero abbiamo abbassato un po' tutti la guardia, anche a livello ospedaliero. I percorsi dedicati per i malati Covid spesso si sono molto molto affievoliti, se non sono addirittura scomparsi e questo è uno degli elementi che porta a una maggiore diffusione del contagio. Unitamente alla variante Omicron che è molto più contagiosa. Per fortuna i livelli di occupazione delle terapie intensive e dei reparti Covid non sono ancora drammatici, però la pressione aumenta e anche le nostre attenzioni devono aumentare. Quindi Luca, non è normale e io mi auguro che ci sia maggiore attenzione da parte di tutti. Il fatto che si sia deciso, ad esempio, di fare tamponi non più ogni 15 giorni, ma ogni settimana per il personale sanitario, è un indice di questo aumento di attenzione che però deve aumentare per tutti, anche perché gli aumenti dei contagi probabilmente sono legati anche a quello che è accaduto nel mese di dicembre con shopping molto molto affollato, le vie dello shopping molto affollate. Io ricordo il 12 dicembre sono passato per andare alla manifestazione in commemorazione delle vittime di Piazza Fontana da Corso Vittorio Emanuele, era impressionante la folla. È chiaro che quelle sono tutte occasioni di diffusione del contagio, anche perché non tutti avevano la mascherina. È giusto non limitare o non annullare l'attività sociale, ma anche avere tutte le precauzioni, a partire dagli ospedali. Sentiamo un'altra domanda. Ciao Fabio, buona giornata. Da pochi giorni la delibera ufficiale per la locazione delle case della comunità. In settimana un'inaugurazione della prima casa a Milano della comunità. Ma come funzionerà? Come funziona? Sono stati è solo propaganda o sono stati bravi? Cosa ne pensi? Ciao, Gesù viene tra noi, ci porti salute, conforto e speranza. Auguri a tutti. Ciao, a presto. Grazie Ambrogio per gli auguri che ricambio volentieri e anche per la richiesta. Sì, è stata inaugurata il 22 di dicembre la prima casa della comunità in Lombardia e a Milano, la casa della comunità di Via Rugabella. In realtà era già un poliambulatorio, quindi è stato cambiato di fatto il nome da poliambulatorio a casa della comunità e in questo sono stati bravi e tempestivi perché Regione Lombardia, con presenza del presidente Fontana e della vicepresidente Moratti, ha subito dato corso alla ristrutturazione in case della comunità di strutture già esistenti. Quindi bravi per la tempestività, però deve essere ancora tutta costruita. La presenza anche dell'assessore al welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè, era indicativa in questo senso. Si deve costruire l'integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari e assistenziali. Per adesso quella è una casa della comunità di nome, ma non di fatto, perché eroga dei servizi sanitari come un poliambulatorio faceva fino ad oggi. Ma se le case delle comunità rimangono dei poliambulatori è un'occasione enorme sprecata. Quindi bene il fatto che si sia subito dato un segnale sulle case della comunità, però bisogna tutte costruirle queste case della comunità perché diventino punti di primo accesso per i cittadini a tutte le prestazioni del welfare, dal sanitario all'assistenziale, passando per il sociosanitario. Se così non sarà, ribadisco, grande occasione persa. Quindi complimenti per la tempestività nella comunicazione da parte di Regione Lombardia, però ci aspettiamo che tutte le altre case della comunità, a partire da quella di Via Rugabella a Milano, diventino qualcosa di nuovo e non siano semplicemente una replica dei poliambulatori. Altra domanda. Ciao Fabio, volevo chiederti questa cosa. Noi come consiglieri comunali di Milano abbiamo depositato un ordine del giorno in cui chiediamo di poter istituire dei piccoli hub per
con dei tamponi dentro le scuole per scongiurare in ogni modo la didattica a distanza nella ripartenza post-natalizia. Però credo che l'impegno di Regione Lombardia possa essere decisivo. Cosa ne pensi? Colgo l'occasione per fare tantissimi auguri a te e a tutte e tutti i tuoi ascoltatori. Di buon Natale. Ciao. Grazie Valerio. Era Valerio Pedroni, consigliere comunale a Milano, che ha condiviso questa domanda anche con Roberta Osculati, a sua volta riconfermata consigliera comunale. Beh, cosa devo dirti, Valerio? Mi sembra una buona idea questa degli hub presso le scuole. Non so però quanto Regione Lombardia vada in questa direzione. Ti basti pensare che in occasione della seduta di bilancio che abbiamo concluso il 16 di dicembre in Regione Lombardia, era stato presentato un ordine del giorno a prima firma del consigliere di Più Europa Radicali Michele Usuelli, ma concordato e sostenuto da tutta la minoranza, che chiedeva una cosa del genere, ma con un'accentuazione diversa, cioè chiedeva la possibilità di avere degli infermieri che si recassero con una sorta di zainetto, con il kit di pronto intervento per i tamponi, nelle scuole laddove si verificasse un caso nelle classi e per poter effettuare subito i tamponi e poi portare questi tamponi nei laboratori e processarli subito per avere gli esiti. È un po' una cosa complementare, no, con quello che chiedete voi come consiglieri comunali, hub presso tutte le scuole. La vedo difficile, la prospettiva di un hub in tutte le scuole per come è organizzata adesso Regione Lombardia, però Regione Lombardia ha detto di no anche a quella struttura, diciamo così, di USCA, per fare i tamponi, pronto intervento per arrivare nelle scuole a fare i tamponi. Attualmente la situazione è difficilissima perché esperienza, credo, di ogni famiglia che ha avuto bisogno di un tampone per verificare la situazione del proprio figlio dopo che ha avuto un positivo in classe, è un vero e proprio calvario. Prenotazioni adesso se ne trovano per dopo Capodanno e se tu ti rechi nei punti tampone a libero accesso fai anche 2 ore e mezza, 3 ore, 4 ore di coda. Davvero una debacle dal punto di vista organizzativo. Poi è vero che si sono fatti tantissimi tamponi, ieri ad esempio si è superato quota 210.000, se non ricordo male, in Lombardia, però bisognerebbe fare molto molto di più, perché è l'unico modo per tracciare effettivamente la pandemia, altrimenti il rischio è che i contagi vadano proprio fuori controllo. Poi mi aggiungo al tuo auspicio, Valerio, riguardo al fatto che alla ripresa dell'attività scolastica il 10 di gennaio non ci si trovi di fronte a una situazione che richieda l'attivazione della didattica a distanza, perché sarebbe una vera iattura. C'è tempo per organizzarsi, per fortuna ci sono queste vacanze di Natale che creano un po' un cuscinetto per le scuole. Che ci si organizzi al più presto, che la Regione Lombardia si muova al più presto su questo, perché va benissimo la campagna vaccinale, che mi auguro possa continuare a funzionare bene come ha funzionato finora, seppure la terza dose nella sua somministrazione è partita con un po' di lentezza, per adesso ci siamo. Benissimo la campagna vaccinale, se però non si mettono assieme anche il tracciamento, il sequenziamento che deve essere fatto sempre di più e la sorveglianza attiva attraverso proprio il tracciamento e la somministrazione dei tamponi, beh, la situazione sarà sempre molto molto complicata. E su questo la Regione Lombardia deve fare di più. Fuori discussione. Non accetta le proposte del Consiglio Comunale di Milano piuttosto che di consiglieri di minoranza in Regione Lombardia, faccia qualcos'altro, però lo faccia in fretta perché la situazione dei tamponi è davvero ingestibile, soprattutto a Milano, ma piano piano in tutta la Lombardia e non è possibile che si continui così. Sentiamo un'altra domanda. E abbiamo l'inizio di un effetto domino drammatico, catastrofico, per i gestori che falliscono. Per i comuni che si troveranno il cerino in mano, perché poi sono tutti impianti prevalentemente di proprietà degli enti locali, e questo produrrà un effetto devastante sull'attività di servizio ricreativo, sportivo e sociale delle comunità, e non c'è stata prevenzione a tutti i livelli, non c'è stata contezza di cosa significava bonus, terme, bonus, monopattini, di tutto bonus TV. Qualcuno avesse emanato un bonus sport e salute, no? Nulla, nulla di rilancio, nulla di preventivo, nulla di prospettivo, nulla. E oggi abbiamo gesti, più sono grossi, più sono energivori,
più falliscono, e questo è il primo. A Brescia abbiamo già 2 o 3 impianti chiusi, in provincia il gas metano è oltre il 100%, l'energia elettrica va a cifre inenarrabili, c'è gente che anziché pagare 24.000 euro di bolletta ha 60.000 come regalo di Natale, 60.000 in un mese. Perdonami lo sfogo, Fabio, ma è catastrofica la situazione. Qui ci vuole un intervento strutturale a mo' di Sardegna, dove la Regione Lombardia mette veramente a disposizione 10, 15, 20 milioni di euro. Questo è il budget. Non li vuole erogare direttamente ai gestori, che vengano erogate con una precisa delibera agli enti proprietari, vincolati tassativamente al ristoro indiretto delle attività, per arginare i fallimenti. Questo è un stralcio del messaggio che mi ha inviato Giorgio Lamberti, già campione di nuoto, tra l'altro padre anche di un neo campione europeo. Giorgio è gestore adesso di impianti natatori in provincia di Brescia. L'avevo interpellato in ordine al fallimento di Gesti Sport, che è stato stabilito dal tribunale nella giornata di ieri. Gesti Sport è una società cooperativa che gestiva, anzi gestisce ancora, perché poi di fatto con la dichiarazione di fallimento l'attività continua, gestisce una quindicina di impianti in giro per la Lombardia, e il fallimento è indice delle enormi difficoltà che, come raccontava Giorgio, hanno gli impianti natatori, perché non ci sono stati ristori sufficienti, è stata ristorata solo l'attività commerciale e non l'attività dei corsi o quant'altro, che si è interrotta praticamente negli ultimi 2 anni a più riprese, e non ci sono stati anche degli investimenti strutturali. Giorgio parlava dell'eventuale bonus sport, che non è stato varato a livello nazionale, ma non è stata presa in considerazione neppure l'ipotesi di poter, ad esempio, ragionare in termini di una possibilità di utilizzo del super bonus del 110% per le ristrutturazioni anche di piscine, palestre e palazzetti. Certo, era un costo, però sarebbe stato anche un investimento, perché avrebbe significato una possibilità di enorme risparmio energetico per i prossimi 20 anni, anche per le amministrazioni comunali, che spesso sono le titolari di questi impianti. Il fallimento di Gesti Sport, uno dei più grossi gestori a livello lombardo, è un segnale di forte allarme. E poi c'è l'appello che Giorgio ha lanciato, a cui io mi associo. Abbiamo scritto anche con il consigliere regionale Girelli, eletto in provincia di Brescia, proprio nei giorni scorsi, una lettera a questo proposito al presidente Fontana, perché ci siano degli interventi a favore delle piscine in Lombardia, che altrimenti rischiano di fallire, di chiudere. E sapete cosa significherebbe la chiusura delle piscine in Lombardia? Davvero un impatto formidabile su quello che è la prevenzione, l'attività sportiva, la socialità anche di tantissimi nostri comuni. La cifra imponente, quella che è stata richiesta da Giorgio, 20 milioni di euro, ma per Regione Lombardia sono cifre abbordabili. Ecco, rilancio questo appello anche attraverso questo podcast, e spero che la lettera che con il consigliere Girelli abbiamo scritto al presidente Fontana non cada nel vuoto, perché guardate, può essere considerata una piccola porzione dei problemi che ci sono ora, no? Oggi, questa degli impianti natatori, però è un tema davvero importante, perché rappresentano, non solo dal punto di vista agonistico, per carità è importante anche quello, ma anche dal punto di vista sociale, della prevenzione della salute pubblica, un determinante presidio per i più piccoli, per gli adulti, per gli anziani, per i disabili. Pensate quanti fanno attività di riabilitazione, di recupero o anche solo di fisioterapia di mantenimento in acqua nelle piscine. Se viene a mancare tutto questo, viene a mancare un pezzo fondamentale per la nostra salute. Quindi grazie a Giorgio, non devi scusarti per lo sfogo, anzi è assolutamente necessario che si facciano sapere queste cose, e un caro augurio di Natale a te, alla tua famiglia e a tutti i gestori degli impianti, che stanno attraversando davvero un momento molto molto difficile. Altra domanda. Questo sarà un Natale senza lockdown, ma la quarantena costringerà molti a passare le feste rinchiusi nella propria stanza, anche perché è diventato impossibile fare i tamponi di sblocco e di verifica in questi giorni, a causa della mala organizzazione dell'ormai noto duo Fontana-Moratti. Che dire, mentre Babbo Natale sa a chi portare il carbone, per fortuna
anche se lo spirito della festa sarà dimezzato, non lo sarà il senso più profondo del Natale, che anzi è tanto più forte quanto più la vita chiede di pensare a quanto conta davvero e lasciar perdere tutto il resto. Buon Natale a tutti. Buon Natale soprattutto a chi non sta bene. Bene, grazie per questo messaggio di cui mantengo l'anonimato, visto che l'autore non ha voluto svelarsi, so chi è ma mantengo l'anonimato. E beh, è vero, ci sono in tanti che passeranno il Natale in quarantena. Vi svelo un segreto, lo farò anch'io, perché ho un mio familiare, anzi posso anche dirlo, tanto non è questione di privacy, una figlia positiva da qualche giorno, e quindi siamo tutti in quarantena come famiglia e passeremo il Natale appunto in quarantena. Niente di drammatico, perché non c'è nessuno che sta male nella mia famiglia, però il tema che sottolineava chi ci ha mandato il messaggio, cioè del fatto che non c'è lockdown esterno, ma ci sono molti che passeranno il Natale rinchiusi in casa, è un tema da non dimenticare. E da non dimenticare anche coloro che però stanno avendo conseguenze più gravi per la pandemia e perché le terapie intensive non sono affollate come l'anno scorso, ma sono comunque piene, e così come anche i reparti normali degli ospedali per il Covid, anche qui vedono un'occupazione crescente. Poi non dimentichiamoci che a causa del Covid sono state rimandate anche molte altre cure, e in questi due anni tutta una serie di interventi, di attività di screening e anche di terapie ordinarie, se non sono state impossibili, sono state molto difficili. Questo sta causando un impatto forte sulla nostra salute, sulla salute soprattutto dei più fragili. Quindi grazie per questo messaggio e questo augurio, un pensiero a tutti coloro che sono in difficoltà dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista economico e delle proprie relazioni. Un pensiero speciale per Natale va sicuramente anche a loro. E sentiamo un ultimo messaggio che ha molto a che fare, anzi che è un augurio di Natale. Sentiamo. Buongiorno a tutti, in particolare a te Fabio, e grazie per tutto il tuo lavoro. Sono Linda, vorrei veramente mandare un augurio per un Natale che sia davvero di luce, di speranza, considerando i tempi che ci si presentano, che ancora ci fanno trepidare. Trepidare anche per le incompetenze che continuiamo a vedere nella nostra sanità lombarda. Ma lasciamo stare le tristezze e viva la gioia del Natale. Auguri. Grazie Linda per questo augurio, che allarghiamo naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano. È certo un Natale che ci fa trepidare, hai detto, anche per le incompetenze. Adesso la Lombardia, ha detto il presidente Fontana pochi giorni fa, che è uscita magnificamente dal 2021, che non è Cenerentola ma è una principessa. Io gli ho fatto notare sommessamente che c'è poco da essere trionfalisti, perché il 2021 è stato un anno molto complicato per la Lombardia. È vero, la Lombardia si è in parte riscattata per la campagna vaccinale, ma quello che sta accadendo anche in questi giorni sul versante dei tamponi dice che non ci si può considerare a posto, perché una regione che ha totalmente perso la sanità territoriale va incontro esattamente a questi problemi, di non riuscire a fare prevenzione, di non riuscire a fare anche vigilanza territoriale e sanità territoriale capillare sul territorio, e poi se ne pagano le conseguenze. Per cui nessuno attacco a testa bassa, criminalizzazione del presidente Fontana o quant'altro, ma necessità di essere obiettivi e di dire che bisogna davvero rifondare tutto. Bene la prima casa della comunità inaugurata nei giorni scorsi, come dicevo, però la sanità territoriale è altro rispetto al taglio di un nastro, e andiamo davvero a interrogarci su cosa significa questo cambio di passo, questa nuova sanità territoriale che ci vuole, che dalla nuova legge approvata a fine novembre davvero non si vede. Speriamo che però nel pratico ci si renda conto che serve davvero questo cambio di passo. Prima di chiudere vorrei farvi anche io un augurio di Natale. Grazie anzitutto a tutti coloro che hanno contribuito a questo podcast, a coloro che lo ascoltano. E il mio augurio di Natale prende spunto da quanto detto da Papa Francesco nel suo tradizionale discorso alla Curia Romana in vista del Natale. E il Papa ha parlato della necessità di un Natale da vivere con umiltà. Cioè l'umiltà che io declino in questo modo, quella di sapere di non avere tutte le risposte in tasca,
di non dover anche nel campo della politica fare i gradassi o coloro che dicono di avere tutte le risposte possibili a tutte le cose che accadono. L'umiltà invece di mettersi dalla parte dei più fragili, dei più deboli. Natale ci dice questo, un'umiltà che può garantire anche di costruire delle relazioni migliori con gli altri, non all'insegna di quell'arroganza che purtroppo è dispensata a piene mani dal punto di vista della comunicazione pubblica e anche dei social. Fa male leggere sui social, ad esempio, delle reazioni, degli attacchi, delle minacce. Basti pensare a quello che si è visto nelle scorse ore riguardo una vicenda del municipio 4 di Milano, che ha scelto di non fare più concorso presepi per lasciare spazio al concorso presepi della Federazione Oratori Milanesi, e è stato oggetto nelle persone dei suoi amministratori, dal presidente Bianco ad altri assessori come ad esempio Giacomo Perego, di minacce, attacchi veramente sconsiderati. Ecco, un po' più di umiltà da parte di tutti potrebbe portare a relazioni meno conflittuali e meno violente, e questo sarebbe già una cosa buona. E poi il Papa ha ripreso due aspetti riguardo l'umiltà, con due azioni necessarie: il ricordare e il generare. Sono due verbi che hanno molto a che fare col Natale. Il ricordare, perché a Natale ricordiamo la nascita di Gesù, che bambino viene nel mondo. E il ricordare vuol dire il portare nel nostro cuore tutto ciò che significa l'attenzione ai più deboli, ai più fragili, e la capacità di essere attenti anche ai piccoli segni che vengono tra noi. E il Natale ci dice questo, al di là di tutto quello che sentimentalmente gli gira attorno, ci dice che è necessario ricordare, cioè riportare nel nostro cuore tutte le belle cose o anche le fatiche che abbiamo avuto in quest'anno, per trasformarle in voglia di stare accanto agli altri e di ricostruire le nostre relazioni. E poi l'altro tema, oltre a ricordare, il generare. A Natale viene generato, il figlio di Dio ha una vita da uomo. Ebbene, il generare per ciascuno di noi significa, o può significare, deve significare, il mettersi nell'ottica di poter fare un primo passo verso gli altri. Una piccola cosa che tutti noi possiamo mettere in campo perché la nostra vita renda migliore la vita degli altri. Allora ricordiamo il Natale e generiamo qualcosa di nuovo. Sia questo l'augurio per un Natale all'insegna dell'umiltà, un'umiltà che però diventa l'umiltà di chi, mettendosi a servizio, rende grandi gli altri, ma alla fine rende grande anche se stesso. Il Vangelo, pensate alla lavanda dei piedi, ci dice esattamente questo. Chi vorrà essere il primo si mette a servizio degli altri. Il Natale è questo, quindi buon Natale di umiltà nel ricordo e nella generazione di relazioni positive. Grazie per avermi seguito anche quest'oggi, grazie per i messaggi e davvero un augurio di buon Natale a tutti voi nell'ottica di quell'umiltà che è ricordo e che è generazione di qualcosa di nuovo. E passate un Natale sereno, ci risentiremo con questo podcast prima della fine dell'anno per pensare già al 2022, ma intanto vivete un buon Natale con le persone che vi sono più care. Alla prossima!